In questo video presentiamo come richiedere i servizi tecnici al nostro studio. Innanzitutto vediamo come è strutturata la home page. Partendo dall'alto verso il basso, troviamo in alto due pulsanti che sono rispettivamente Contattaci ed Accedi. Poi abbiamo il logo, facendo clic sul logo si va direttamente sulla home page. La casella della funzione cerca, importantissima, la casella del carrello che ci dà indicazioni sui servizi che abbiamo nel carrello, la casella del menu. Abbiamo qui due immagini cliccabili, uno delle videoguide e l'altro per iscriverci al sito. Abbiamo la sezione popolare che è l'elenco dei servizi più richiesti. Abbiamo un'immagine che è cliccabile che ci riconduce a una notizia. Qui possiamo invece andare direttamente alla pagina Facebook. Ed in ultimo vediamo che abbiamo le categorie sotto le quali sono organizzati i vari servizi, le informazioni, la sezione quindi informazioni. La sezione Il mio account, e qui si potrà accedere se siamo loggati, quindi se siamo iscritti e abbiamo inserito le nostre credenziali, e le informazioni generali. Andiamo ora a vedere le singole sezioni che compongono la home page. Facendo clic su Contattaci si apre questo form dove è possibile inviare dei messaggi. Facendo clic su Accedi, andiamo nella sezione Autenticazione, dove ci viene chiesto o di creare un account nel caso in cui non siamo registrati al sito, oppure se siamo registrati di inserire il nostro indirizzo email e la nostra password, che sono le nostre credenziali per fare il login sul sito. Clic sul logo, torniamo in home page. Vediamo quindi la casella della funzione ricerca, che è una funzione importantissima, una casella importantissima che è sempre presente sul sito. Perché? Perché ci permette in qualsiasi momento di ricercare all'interno del sito un servizio di nostro interesse andando a digitare semplicemente alcune parole o parte di essa. Facciamo un esempio. Scriviamo, per esempio, planimetria catastale. Vediamo che la funzione di ricerca ci dà un elenco. Se selezioniamo un elemento di questo elenco, il sito ci porta direttamente al servizio che stavamo cercando. Da qui l'importanza fondamentale di questa casella che sarà sempre presente e che ci permette in qualsiasi momento e ovunque siamo all'interno del sito di cercare il servizio solamente inserendo alcune parole o parte di esse. Andando avanti troviamo la casella carrello. La casella carrello in questo momento è vuota, come ci suggerisce. Quindi se facciamo clic su di essa non succede nulla. Se nel carrello ci fossero stati dei servizi aggiunti in precedenza, facendo clic sarebbe comparso un menu con l'elenco di questi servizi richiesti, gli importi e la somma degli importi. Abbiamo poi la casella menu e in questa casella menu troviamo sulla destra il simbolo più. Che cosa significa? Significa che questa casella è un contenuto o una sezione che al suo interno ha altri contenuti o sottosezioni. In effetti, facendo clic sul simbolo più, si aprono queste sottosezioni contenute all'interno della sezione menu. A loro volta queste sottosezioni hanno al loro interno altre sottosezioni, perché vediamo in effetti che sulla destra c'è sempre il simbolo più. Quando il simbolo più diventa meno, significa che la sezione home è stata aperta e ci appaiono sotto le diverse sottosezioni. La sezione Home riporta tutta la struttura sotto cui sono organizzati i servizi. Se facciamo clic sulla
sul singolo più della sezione catasto, il sito ci fa vedere le altre sottosezioni della sezione catasto. Quando non c'è il singolo più, significa che non ci sono sottosezioni, come nel caso della sezione Ape. Se facciamo clic sulla sezione Ape, andiamo direttamente su questa sezione. Il sito ci presenta inizialmente altre sottosezioni e poi ci dice che siamo nella sezione Ape attestato prestazione energetica, che ci sono due prodotti o meglio servizi, ci dà la possibilità di ordinare questi servizi in base al prezzo o in base alla loro descrizione e ci dà poi l'elenco di questi servizi. Soffermiamoci quindi sulla struttura di questi servizi, su come sono presentati. Innanzitutto abbiamo un'immagine che li rappresenta. Facendo clic sull'immagine andiamo ad aprire il servizio nella sua interezza. Oppure, facendo clic sull'occhio in basso a destra, possiamo vedere un'anteprima. Come è fatta questa anteprima? C'è sempre l'immagine o più immagini, come vediamo qui sotto, è riportato il prezzo. A destra ci sono i campi che vanno compilati per caratterizzare la richiesta, a sinistra invece una descrizione sintetica con la possibilità di condividerlo nei social. Una volta che il servizio è stato caratterizzato compilando le caselle a destra, è possibile aggiungerlo al carrello. Osserviamo in effetti che sulla destra c'è il pulsante più. Quando è che abbiamo il pulsante più? Praticamente c'è quasi sempre. Il pulsante più sta a indicare che non è possibile aggiungere direttamente al carrello il servizio in quanto va caratterizzato, ovvero vanno compilate quelle caselle attraverso le quali si danno le informazioni necessarie affinché si possa procedere all'erogazione del servizio. In effetti, se facciamo clic sul pulsante aggiungi al carrello, ci compare un messaggio d'errore e l'invito a compilare i campi per la caratterizzazione. Torniamo alla pagina home facendo clic sul logo. Tornando a scorrere la home page, troviamo due immagini. La prima ci consente di andare a una sezione di videoguide in cui ci sono alcuni video dove sono specificate alcune procedure che riguardano il sito e sono un aiuto valido qualora si abbia bisogno di alcuni chiarimenti, per esempio come iscriversi al sito, com'è la struttura del sito, come caricare i documenti, come ordinare un attestato di prestazione energetica. All'attualità questi sono i video, nel futuro non si esclude che ve ne siano altri che chiariscono altri aspetti. A destra troviamo un'altra immagine, facendo clic siamo ricondotti alla sezione di autenticazione, in cui è possibile registrarci. Scriviamo qui in questa casella indirizzo email la nostra email, crea account, successivamente ci sarà richiesto il nostro nome, il nostro cognome e in questa maniera ci iscriviamo al sito. Non ci viene richiesto subito il nostro indirizzo e il nostro telefono. Come indirizzi ci viene richiesto sia l'indirizzo di consegna. Perché questo? Perché in alcuni casi abbiamo la possibilità di richiedere non solo il file in PDF, ma anche il cartaceo. In questo caso però il cartaceo lo dobbiamo spedire o per via corriere oppure attraverso un Pony Express qualora l'indirizzo sia nel comune di Roma. Quindi bisognerà indicare sempre un indirizzo di consegna e l'indirizzo di fatturazione, oltre sempre a un cellulare. Perché? Nel caso in cui ci siano dei problemi da risolvere o perché un documento è incompleto o perché non va bene quel documento o l'informazione è sbagliata,
dobbiamo contattarvi in modo tale di risolvere il problema e di celermente arrivare a fornire il servizio che avete richiesto. Torniamo sulla home page. Scorrendo ancora, abbiamo la sezione popolare. La sezione popolare è un elenco dei servizi più richiesti. Abbiamo questa immagine, facendo clic andiamo a una notizia. Abbiamo questa notizia. Diciamo che quando ci sono delle novità, delle notizie utili che possono essere utili ai clienti, noi le pubblichiamo, le mettiamo qui, in modo tale che facendo clic è possibile accedere in modo rapido alla notizia. Questa è in effetti una notizia molto importante che riguarda le sanatorie nella regione Lazio. C'è un'illustrazione, ci sono anche dei link di riferimento e di solito quando ci sono queste notizie particolari o aspetti particolari, c'è la possibilità attraverso questi pulsanti di contattarmi direttamente tramite WhatsApp o tramite telefono o anche tramite mail, qualora appunto si abbia necessità di delucidazione. E questo accade non di rado perché spesso i casi sono veramente vari e diversi ed anche perché la normativa è spesso complicata nonché confusa. Facciamo clic sul logo e ritorniamo alla home page. Scorriamo. Torniamo quindi, ecco, dove eravamo rimasti, quindi alla notizia. Abbiamo poi la possibilità di andare a vedere la pagina su Facebook. In ultimo abbiamo la sezione categorie in cui ci sono le categorie sotto le quali sono organizzati i servizi. Facendo clic su una categoria ovviamente andremo all'interno di quella categoria. Sotto informazioni abbiamo altre sezioni. Il mio account, questa è una sezione a cui è possibile accedere se siamo iscritti, abbiamo fatto il login, e informazioni generali sullo studio. Per chiarire alcuni aspetti, supponiamo ora di voler richiedere una planimetria catastale, che è un servizio per il quale occorre anche necessariamente allegare il documento d'identità di un intestatario, di un proprietario dell'immobile. Usiamo la funzione di ricerca, scriviamo alcune parole del servizio che necessitiamo, per esempio planimetria. Il sistema ci dà un elenco di servizi, scegliamo quello che ci interessa, che è planimetria catastale, e andiamo direttamente in questa. Dobbiamo compilare i campi o caselle che la caratterizzano. Innanzitutto se è urgente o non urgente. Quando c'è questa opzione urgente o non urgente, se selezioniamo sì, c'è sempre un piccolo aumento del prezzo, ovviamente. I termini sono sempre chiariti nella scheda tecnica, i termini di consegna, nel caso ordinario e nel caso di urgente. Caratterizziamo quindi la nostra richiesta compilando i campi, quindi provincia, comune, i dati catastali, foglio, particella e subalterno. Perfetto. Quindi una volta compilati i campi, c'è possibile aggiungere il servizio al carrello. Però scorriamo tutta la pagina e vediamo che in effetti dobbiamo
dobbiamo caricare dei file. Questa sezione di caricare files non è presente per tutti i servizi, ma sarà presente solo per quei servizi dove effettivamente è necessario caricare dei documenti, cioè allegare dei documenti. Dove lo vediamo questo? Lo vediamo in scheda tecnica. Se nella scheda tecnica esiste il rigo documenti da inviare o allegare, allora significa che sarà presente alla fine anche questa sezione in cui c'è la possibilità appunto di allegare questi documenti. Qui c'è scritto, quindi è presente la sezione. Che cosa ci dice però questa sezione? Ci dice che per effettuare l'upload, quindi il caricamento dei documenti, è necessario fare il login o registrarsi al sito. Quindi ci invita a fare questo. Noi siamo entrati senza fare il login, quindi o ci registriamo oppure non possiamo allegare i file. Questo non è un problema perché possiamo farlo anche dopo. Andando sull'ordine troveremo infatti una sezione in cui è possibile fare l'upload di questi documenti. Quindi ci è data comunque la possibilità di aggiungere il servizio al carrello. Lo aggiungiamo e procediamo al checkout. Vediamo qual è la struttura del checkout. Innanzitutto abbiamo il carrello, si apre il menu a tendina. Ci dice quali sono i prodotti che abbiamo selezionato, il totale, ci dà la possibilità anche di cancellare alcuni prodotti, se magari ci abbiamo ripensato, sintesi del carrello, quindi la sintesi dei prodotti che abbiamo scelto, se abbiamo un buono, dobbiamo scrivere qui il codice e fare ok, abbiamo diritto a uno sconto. Quindi ovviamente totale prodotti, la spedizione in questo caso è gratuita, e il totale. Quindi, siccome non abbiamo fatto il login, ci invita a farlo, quindi a dare le nostre credenziali. Se non siamo iscritti, invece, ci invita a farlo. Allora in questo caso dobbiamo mettere l'email, la password, il nome, il cognome, l'indirizzo di consegna e almeno un telefono. Se poi l'indirizzo di fatturazione è diverso dall'indirizzo di consegna, fare clic su questo controllo e scrivere l'indirizzo di fatturazione. Noi siamo nel caso che c'eravamo iscritti, quindi facciamo il login. Facciamo il login, quindi scriviamo le nostre credenziali, le una volta scritte le nostre credenziali, compaiono i nostri dati, sia sull'indirizzo di consegna che sull'indirizzo di fatturazione. In questa fase possono essere anche aggiornati, quindi modificati entrambi o aggiunti di nuovi, la modalità di consegna. In questo caso abbiamo solo per email, perché la planimetria catastale, essendoci solo la planimetria catastale, la consegna avviene solo per email. Il documento, la planimetria catastale, viene inviata per email, ma viene anche scaricata all'interno dell'ordine. Quindi sarà sempre possibile, entrando nell'ordine che è stato fatto, andare a recuperare in qualsiasi momento il documento che si è richiesto. Bisogna accettare le condizioni generali di vendita e quindi procedere al pagamento con la nostra carta di credito. Abbiamo quindi eseguito un ordine, ma al momento dell'ordine non abbiamo allegato il documento richiesto, che era il documento d'identità di un intestatario dell'immobile. Vediamo quindi come è possibile allegare questo documento dopo, perché senza questi documenti purtroppo poi non è possibile esaudire l'ordine, non è possibile perfezionare l'ordine. Vediamo quindi come si fa.
Innanzitutto occorre accedere con le nostre credenziali nel sito, quindi clic sul pulsante Accedi, scriviamo le nostre credenziali e abbiamo eseguito il login con successo, tant'è che in alto a destra compare adesso il nostro nome e il nostro cognome e siamo ricondotti alla sezione Il mio account. Facciamo clic su Storico e dettagli degli ordini, quindi andiamo sul nostro ordine, lo scorriamo fino ad arrivare alla sezione Carica file all'ordine. Facciamo clic sul pulsante Navigare, scegliamo il file che è il documento d'identità di un intestatario, clic sull'icona in verde del visto, aggiorniamo, diamo un titolo, clic sull'icona Salva ed abbiamo aggiunto il documento che era richiesto. Per verificare, andiamo sul mio account, di nuovo Storico e dettagli degli ordini, clic sull'ordine, scorriamo, andiamo alla sezione dell'upload e vediamo che il documento è presente. Una piccola parentesi, quando poi sarà fornita dallo studio il documento che avete richiesto, questo lo troverete sempre qua dentro, oltre che riceverlo via email, quindi vi sarà inviato via email, ma lo troverete qui. Questo perché? Questo in modo tale che nel futuro, qualora aveste bisogno di questo documento, lo potete sempre trovare all'interno dell'ordine e quindi scaricarlo in qualsiasi momento e ovunque vi troviate. Vi ringrazio per l'attenzione che avete dimostrato nel guardare questo video e spero che questo per il futuro vi sarà utile.